Oh, buongiorno a tutti. Iniziamo questi 2 giorni di laboratorio dal basso. Tipicità Made in Puglia è una iniziativa che l'associazione MAT5, che ora sarà presentata, ha proposto a questo territorio. Ci auguriamo, ecco, che durante il prosieguo di questi giorni si aggiungano altri amici, altre persone. Utilizziamo il microfono solo per una questione, diciamo, tecnica, perché c'è la diretta streaming su internet, quindi Ah, chiunque ok, wow. può seguire questo incontro anche tramite internet, anche se, diciamo, la presenza cerchiamo come dire, tenere un clima molto colloquiale e soprattutto partecipativo. Io mi fermo qui, do la parola a Maria Chiara Pisani, che è la presidente dell'associazione MAT5, che un po' introdurrà questa prima parte. Buongiorno a tutti, sono Maria Chiara Pisani, la presidente dell'associazione MAT5 che propone per questi 2 giorni questo laboratorio Tipicità Made in Puglia, che nasce appunto con l'obiettivo di provare a fornire dei suggerimenti tramite i relatori che ci accompagneranno in questi 2 giorni, per cercare appunto di iniziare questo percorso che possa aiutare soprattutto dei giovani a iniziare ad intraprendere delle attività lavorative ed imprenditoriali che abbiano appunto come fulcro centrale la valorizzazione dei prodotti tipici. L'associazione nasce appunto con l'intento di esportare soprattutto una nuova immagine della nostra Puglia, vista come un diamante dalle mille sfaccettature. Queste mille sfaccettature tra cui abbiamo insomma anche proprio i nostri prodotti tipici, che soprattutto in questo particolare insomma, momento per la nostra economia possono esserci di grande aiuto nell'intraprendere appunto delle nuove iniziative imprenditoriali. Noi crediamo molto che questo aspetto possa essere effettivamente, possa dare un nuovo slancio alla nostra economia e crediamo soprattutto che i giovani possano davvero, speriamo che possano davvero appassionarsi a questo tema. Il percorso che faremo durante questo percorso ci aiuteranno due relatori, tra cui abbiamo qui il dottor Paolo Sessa, e soprattutto ci racconteranno anche un po' della loro esperienza, e provando quindi a capire come questo modello, quindi come l'esperienza che loro hanno già vissuto, possa effettivamente essere replicata anche nella nostra terra. E noi siamo appunto convinti che sia necessario ripartire appunto dalla valorizzazione del nostro territorio proprio come per dare uno slancio alla nostra terra. E io passo così velocemente la parola all'assessore alla cultura del comune di Minervino, la dottoressa Alessia Carozza, e insomma così che ci saluta. Ok, allora buongiorno a tutti. Io vi do chiaramente, do all'associazione MAT5, ai relatori presenti oggi e a tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento il benvenuto chiaramente nel nostro comune e in questo luogo e anche ai ragazzi presenti che vedo di Minervino Murge. Io credo che l'incontro di oggi, nonostante la scarsa partecipazione, però dobbiamo essere fiduciosi e venerdì mattina, probabilmente già da oggi pomeriggio e domani, ci sarà una presenza più cospicua. Vi dico questo perché l'ambito della valorizzazione del prodotto tipico è una cosa che interessa molto il comune di Minervino Murge, inteso come comunità, quindi non solo come struttura, amministrativa. Questo perché noi abbiamo, lo devo dire, anche siamo uno dei luoghi più fiorenti proprio per quanto riguarda l'enogastronomia e la valorizzazione del prodotto. Questo noi lo vediamo perché sul territorio di Minervino Murge c'è una grandissima presenza di ristoratori che utilizzano praticamente tutti prodotti tipici del territorio.
in particolar modo anche prodotti proprio spontanei che nascono nel nostro territorio. E tutti quanti sono stati in grado negli anni di dare il giusto valore e la giusta riconoscibilità. In più noi come ente comunale siamo riusciti finalmente dopo un lungo processo a consegnare, ad approvare in consiglio comunale un marchio DECO, quindi un marchio di denominazione culturale alla Cima di Rapa, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari. Perché questo? Perché è stato importante? Perché la Cima di Rapa di Minervino si è scoperto avere delle proprietà organolettiche uniche nel suo genere, quindi la Cima di Rapa di Minervino è sicuramente diversa da quella che si trova in altre zone, però è stata riconosciuta anche dall'Università di Agronomia, quindi voglio dire questo è un passo in più nella riconoscibilità e nella valorizzazione del prodotto. Abbiamo anche il fungo cardoncello, tra qualche giorno ci sarà la 20ª sagra, che comunque è anche una scelta quella di fare un'unica sagra durante l'arco dell'anno che valorizza un unico prodotto, in questo caso il fungo, proprio per dare maggior risalto possibile. Infine, la questione dei laboratori dal basso credo sia uno degli strumenti più ingegnosi che la Regione Puglia abbia messo in campo insieme a tutto quello che riguarda le politiche giovanili, e farlo all'interno di questo territorio secondo me è un fattore positivo, perché sì, abbiamo la presenza dei ristoratori, sì, abbiamo una grande presenza di prodotti tipici, ma cos'è che ci manca fondamentalmente? Questo lo dico a voi ragazzi, ci manca quella che viene denominata la promozione, cioè promozione e comunicazione di quello che è la nostra... le nostre peculiarità enogastronomiche, e anche il raccordo con i produttori locali, quindi amministrazione, produttori locali e tutti gli operatori del territorio. Mancano effettivamente delle vere e proprie attività di marketing territoriale, ora loro lo spiegheranno meglio, e quindi attività turistiche che possano fare emergere le nostre tipicità. Quindi potrebbe essere uno stimolo a voi ad ingegnarvi in nuove forme di impresa. Con questo concludo, vi auguro di trascorrere una piacevole giornata in compagnia dei nostri ospiti e soprattutto insomma, di poter prendere il più possibile da questa lezione. Vi ringrazio. Passo la parola alla dottoressa Flavia Giordano Parlarti. Buongiorno a tutti, io sono Flavia Giordano e rappresento l'ARTI Regione Puglia, l'ente e lo staff di Laboratori dal Basso, il programma attraverso il quale questo laboratorio è stato possibile realizzare questo laboratorio. Sono molto contenta di presentare questo laboratorio, ringrazio Chiara e Alessia per avermi invitato. Perché abbiamo deciso di portare avanti questo laboratorio tra tante proposte che sono arrivate nell'ultima scadenza del bando Laboratori dal Basso? Perché crediamo che Laboratori dal Basso debba arrivare in tutti i territori. Quello che abbiamo riscontrato, soprattutto all'inizio, c'era una scarsa progettualità da parte del territorio della provincia di Barletta, Andria e Trani. Quindi vedere che c'è voglia di fare, voglia di imparare e mettersi in gioco, per noi è stato un segnale molto positivo. Questo laboratorio è un laboratorio molto concentrato, non è di tante ore, però è molto focalizzato su tematiche specifiche e tematiche fortemente legate a quello che è il territorio di Minervino Murge e quello che è appunto il territorio murgiano. Il territorio murgiano è un territorio di vocazione agricola, così come appunto il paese di Minervino Murge. E questo laboratorio interpreta bene le esigenze di rinnovamento che sono in seno al settore agricolo. L'anno prossimo sarà un anno importante in cui i riflettori saranno puntati sull'Italia, su Expo 2015.
e l'alimentazione, il territorio e l'agricoltura la faranno da padroni. Io ho avuto la fortuna lo scorso weekend di essere tra i relatori dell'Internet Festival di Perugia e un'intera sezione dell'evento, che è durato 3 giorni, era dedicata proprio all'agricoltura e al nuovo modo di fare agricoltura. Un'agricoltura che è stata definita anche 2.0 e viene portata avanti da ragazzi come voi, che sono legati al territorio e che vogliono portare innovazione che però sia sostenibile, che sia rispettosa del territorio. Appunto che, come diceva anche Alessia, tuteli la biodiversità, perché negli ultimi anni cosa è successo? È venuta un po' meno la biodiversità, non ci sono più l'agricoltura si è focalizzata soltanto su determinate coltivazioni e moltissimi semi antichi, moltissime piante autoctone che facevano parte della nostra alimentazione, dell'alimentazione contadina di una volta, sono venute meno. Per fortuna è in atto un movimento a livello mondiale, penso per esempio al movimento che c'è nei paesi scandinavi, in cui c'è una riscoperta del chilometro zero, del locale, del biologico, e credo che questo laboratorio vada in questo senso. Per fare però agricoltura e parlare di alimentazione, di tipicità, c'è bisogno di innovare, come diceva Alessia, c'è bisogno di fare promozione, di fare comunicazione. È impensabile promuovere adesso prodotti senza che ci sia una visibilità anche sui mezzi social, sui mezzi informatici, e senza che vengano intercettate le nuove esigenze di consumo. Moltissime persone per esempio adesso stanno cambiando il modo di fare la spesa, c'è un boom dell'e-commerce di biologico a chilometro zero, ci sono tantissime aziende che stanno nascendo in Puglia per esempio e in Italia che fanno fanno da mediatori e accorciando però la filiera tra il produttore e il consumatore finale. Quindi io credo che sia questo un grande momento per l'agricoltura e un grande momento per l'alimentazione, e voi dovete dire la vostra e dovete diventare più bravi con laboratori dal basso, e grazie alle esperienze, alle buone pratiche che verranno raccontate in questi 2 giorni, noi speriamo che porterete a casa dei buoni semi per far nascere delle buone piante. Laboratori dal basso continuerà con tanti eventi fino a fine gennaio 2015, ci saranno eventi in tutta la Puglia con relatori da tutto il mondo. Potete seguire il programma dei laboratori su www.laboratoridalbasso.it e se vi interessa un laboratorio che magari non è nel vostro territorio, potrete seguire tutto quanto in streaming. Sia adesso sia successivamente potete andare su laboratoridalbasso.it e consultare le lezioni e le dispense una volta concluso il laboratorio. Online troverete anche tutti quanti i corsi che abbiamo realizzato fino adesso, perché questo è un progetto che parte nel 2012, quindi avrete tanti stimoli. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, noi siamo sempre disponibili su laboratoridalbasso@arti.puglia.it, e se avete voglia di condividere quello che state facendo, il vostro modo di fare impresa, il nostro nuovo modo di imparare, noi siamo anche su Facebook, alla pagina Laboratori dal Basso, o se vi va di twittare potete linkarvi al nostro profilo Twitter Laboratori dal Basso.
Io vi auguro una buona lezione e appunto spero seminiate bene. Allora, prima di passare la parola e quindi di iniziare effettivamente il lavoro di oggi, approfitto appunto, come ci ha ricordato, di salutare insomma i ragazzi che sappiamo che ci stanno seguendo con la diretta streaming e insomma ricordiamo loro che è possibile comunque interagire anche con i relatori utilizzando appunto sia il nostro profilo Twitter che il profilo dei il profilo Facebook dell'associazione MAT5. Iniziamo appunto il lavoro di oggi e qui ci accompagnerà il dottor Paolo Sessa, imprenditore agricolo che ci ha raggiunto qui dalla Calabria, presidente della società cooperativa Legge Orgiche che gestisce nei comuni di Cosenza e di Rende le botteghe di Campagna Amica. Orticoltore, allevatore di api ed esperto insomma, nella vendita di prodotti agroalimentari, ha collaborato con la Federazione Regionale Coldiretti ricoprendo il ruolo sia di consigliere e poi di delegato provinciale per Giovani Impresa Coldiretti. Ci aiuterà stamattina insomma, a fare un po' di chiarezza in quelle che sono le nozioni appunto, che riguardano il marketing territoriale, incentrato appunto sulla valorizzazione dei prodotti tipici. Chiedo insomma, così ai partecipanti per insomma, anche garantire ai tecnici dello streaming il corretto insomma, lavoro, nel momento in cui avete la necessità di fare gli interventi, di utilizzare le schede che trovate all'interno della cartellina in modo che gli interventi e le domande, quindi l'interazione col relatore, riusciamo a farla anche con il microfono e quindi riusciamo a gestire anche gli interventi. Io insomma, passo la parola al relatore augurando a tutti quanti un buon lavoro. Ciao, io c'ho il microfono, per fortuna. Vero? Sente. Ok. Prego, grazie. Allora, benvenuti, anche se c'è un po' di rimbombo. Alla fine della lezione arriveremo con la testa un po'... forse è meglio presentarci prima, così cerchiamo di mantenere, visto che siamo in pochi, un clima più familiare, soprattutto per gli iscritti, nome, cognome, da dove vengono, soprattutto cosa facciamo nella vita, le motivazioni perché partecipiamo a questo corso. Inizio da me, quindi io ripeto, sono Paolo Sessa, sono, come mi ha già presentato, imprenditore agricolo, gestisco una cooperativa agricola, sono presidente di una cooperativa agricola in provincia di Cosenza, produciamo miele e ortaggi e in particolar modo gestiamo due botteghe di Campagna Amica per la vendita diretta dei prodotti agroalimentari, la filiera corta di Coldiretti. Ecco, questa è la mia presentazione. Prego. Diplomato in? Scienze scientifiche. Seguaggio Vito, fratelli, anche da Giorsini, sono studente universitario, facoltà di giurisprudenza, Università di Bari. Niente, diciamo il... Ok. Diciamo il progetto ci interessava particolarmente proprio perché diciamo, la valorizzazione del prodotto tipico è un progetto che sta a cuore, specialmente a noi giovani. Certo la partecipazione non è, però comunque noi volevamo insomma, ascoltare cosa avevate da dire, da consigliare.
Allora, Andrea Lomoscio, frequento il secondo anno di magistrale in marketing a Bari e diciamo oggi sono qui per innanzitutto per poter ampliare le mie conoscenze riguardo appunto al marketing, dato che ho osservato il manifesto e quindi per quel che concerne il programma delle lezioni di oggi, e soprattutto spero di creare un gruppo con i giovani, innanzitutto di Minervino, per poter diciamo creare un gruppo interattivo per poter promuovere diciamo la nostra azione di valorizzazione del territorio, quindi sperare in qualcosa di concreto che si possa fare. Buongiorno, sono Dell'Erba Pietro, perito agrario laureato e rappresento lo sportello pubblico agronomico dei periti agrolaureati per il comune di Minervino Murge, nonché referente tecnico dell'associazione della Cima di Rapa di Minervino Murge, come ha accennato l'assessore, in via di prossima costituzione. Abbiamo già raggiunto i produttori, Camera di Commercio, istituzioni, enti, e speriamo che per l'anno nuovo costituiamo questa associazione proprio di valorizzazione del prodotto tipico di Minervino, nonché i canali di commercializzazione anche verso altre province che abbiamo avuto contatti con esperti del settore. Bene. E mi interessa proprio per quanto riguarda il settore del marketing agroalimentare, ecco perché ho pensato di iscrivermi al corso, che mi raggiungerà anche un mio collega in giornata, che siamo i due referenti tecnici del progetto. Ok, mentre stiamo aspettando altri due iscritti, chiedo cortesia se è possibile. Possiamo cambiare setting? Visto che siamo in pochi, ci mettiamo a semiluna, da problemi alla camera? Dall'altra parte, da qui in poi, ecco, si avvicina, così mettiamo le altre sedie. Vabbè, forse voi siete gli unici, state bene. Tu ti metti così, va bene. Sì, molto meglio. Vi abbiamo tutti di fronte. Sì, metti una sedia qua. Ok, di qua. Là non, vabbè, ma lei non è decorso. Presentiamo anche i nostri due neo arrivati. Sono Michela Lobascio. La maggior parte dei presenti mi conosce, sono laureanda in scienze e tecnologie agrarie. Ok, perfetto. Io sono Vincenzo Albascio, fratello, e sono laureato in scienze politiche e con Pietro Dell'Erba stiamo seguendo il progetto della Cima di Rapa qua su Minervino. E praticamente abbiamo costituito un'associazione di valorizzazione e tutela. Quindi sarebbe bello anche trarre spunti da quello che ci diremo proprio per far tesoro di questa esperienza, proprio in virtù del fatto che ci accingiamo ad uscire fuori dal paese anche con la nostra tipicità. Non siete produttori? No. Okay. Nessuno di voi è produttore del prodotto tipico di cui stiamo già parlando abbondantemente? Ok, va bene, giusto per capire un po'. È venerdì, immagino, è così. Allora il compito che mi è stato assegnato è il compito di dare delle nozioni basse sul marketing, che ovviamente non sono esperto come i professori che invece insegnano alle università, ma delle basi sul marketing che ci servono per poi inserirci nel percorso di marketing dei prodotti agroalimentari e dei prodotti tipici. Questo al fine di poter fare un percorso strutturale che possa portare a un compimento di un processo di valorizzazione di un prodotto tipico, che potrebbe essere la rape, potrebbe essere il cardongello, ma potrebbe essere qualsiasi tipo di e altro prodotto, perché come vedremo il prodotto tipico agroalimentare si può anche inventare,
e la Puglia ne è un esempio di tanti prodotti tipici agroalimentari inventati, non perché sono stati inventati, ma sono state inventate le proprie queste valorizzazioni. Comunque, la definizione base del Chiarello: il marketing è la scienza che studia il mercato con lo scopo di sviluppare gli scambi dei prodotti e servizi utili a soddisfare i bisogni e i desideri immediati e futuri dei consumatori, nella prospettiva di realizzare il profitto aziendale e il benessere individuale e collettivo. Questa è la definizione più classica di marketing. A me colpisce molto la parola studia, perché studia il mercato, lo vedremo dopo quando parleremo della costituzione, di come si costruisce il marketing territoriale. Quindi c'è uno studio, un'analisi del mercato che ha lo scopo di sviluppare gli scambi, quindi di sviluppare scambi di prodotti, significa fondamentalmente di fare del commercio e di servizi. Il fine qual è? Il fine è quello di creare profitto per le aziende, quindi business, ma soprattutto lo aggiungo io, è benessere individuale e collettivo. Il marketing territoriale, l'origine qual è di questo marketing territoriale? È una scienza che non nasce tantissimi anni fa, nasce soprattutto nel momento in cui le amministrazioni, è un metodo adoperato dalle amministrazioni pubbliche per poter coinvolgere le parti sociali che, facciamo una premessa, semplifichiamo, fino a qualche anno fa il territorio era solo di interesse esclusivo o di... Per valorizzare il territorio stesso, solo delle amministrazioni. Se immaginiamo nei comuni un po' più piccoli rispetto a Minervino, ma forse anche a Minervino, fino agli anni 90, anche fino agli anni, i primi anni 2000, chi doveva valorizzare il territorio era l'amministrazione comunale. In realtà, da quando nasce questa scienza, da quando il marketing territoriale si diffonde appunto perché l'amministrazione pubblica aveva lo scopo di interagire con altri attori e altri partner del territorio, che possono essere le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, ma oggi sono le associazioni di promozione sociale o le associazioni di volontariato, perché vediamo che il marketing territoriale si può sviluppare anche attraverso altri tipi di non soltanto quello di propriamente sviluppo del territorio, ma anche di sviluppo di servizi. Ovviamente qual è lo scopo? Lo scopo è appunto quello di condividere lo sviluppo socio-economico di questo territorio. Questa è l'origine. Quindi comprendiamo meglio, sempre Chiarello, qui la fa più lunga perché è il marketing territoriale, la disciplina che studia il territorio, appunto, il mercato e gli investitori. Quindi è ovvio che lo scopo del marketing territoriale ha un'analisi iniziale, no? Ecco che questa analisi ha appunto lo scopo di studiare gli investitori che possono investire nel territorio, con lo scopo condiviso. Quale dovrebbe essere lo scopo condiviso di questi investitori? Quello di promuovere e vendere questa offerta del territorio. In cambio di nuovi investimenti profittevoli, i quali, senza stravolgere l'ambiente e la cultura, possono risultare di aiuto anche in termini di rafforzamento della competitività e dell'internazionalizzazione delle imprese, nella prospettiva di accrescere il tasso di occupazione e quindi il benessere sociale. Ovviamente Chiarello riprende la parte iniziale di definizione di marketing, nella quale parlava appunto di benessere sociale. La cosa più importante che quindi abbiamo già focalizzato è che per avere un buon marketing territoriale bisogna fare un'analisi, uno studio del territorio, il mercato di riferimento, il mercato a cui si vuole vendere questo territorio, gli investitori che vogliono investire, poi vedremo che gli investitori non sono soltanto quelli che hanno i denari, ma che vogliono investire anche le risorse umane nel territorio, individuare questi investitori allo scopo appunto di reperire le informazioni per poter creare un'offerta da poter quindi poi vendere, sia dal punto di vista economico ma anche vendere dal punto di vista di creazione di benessere sia collettivo che individuale.
Sul piano operativo, il marketing si esprime attraverso tre funzioni fondamentali. Quindi, stiamo snocciolando fondamentalmente la definizione. La prima funzione è la funzione conoscitiva, quindi lo studio. Lo studio quindi del territorio, del mercato, degli investitori, l'abbiamo già detto poco fa. Poi c'è una funzione creativa, cioè l'analisi dei dati e delle informazioni raccolte in sede di studio. E poi c'è la funzione operativa, cioè quello che consiste nel comunicare ai principali investitori l'offerta territoriale. Ecco, su queste tre funzioni bisogna soffermarsi un attimo, no? Spesso si inventano degli studi, dei piani strategici di marketing territoriali perché magari ci sono dei bandi regionali, dei bandi europei, delle esigenze per creare un piano strategico di marketing territoriale. Però sia la definizione che abbiamo visto prima di marketing territoriale, la rileggo, che diceva Chiarello, è la disciplina che studia il territorio, implica che per fare un buon marketing territoriale bisogna innanzitutto studiare e conoscere, quindi avere questa funzione conoscitiva, studiare e conoscere il territorio e il mercato degli investitori per rilevare dati e informazioni utili alla definizione e all'attuazione del piano strategico. Cosa significa questo? Non significa soltanto, diceva prima l'assessore, il territorio di Minervino è un territorio che ha molti ristoratori e poi c'è questa funzione strategica, diciamo così, della cime di rape e anche la funzione strategica del cardongello. Quindi questi ristoratori utilizzano molto questi due prodotti per poter valorizzare il territorio. Ok? In realtà, dietro tutto quello che ha detto l'assessore, quello che ho appena ripetuto, ci sarà o ci deve essere una storia, quindi ci sarà, nel senso non che ci sarà nel futuro, ci sarà stata, ecco, una storia e una di questi prodotti che avrà all'interno di essi una miriade di sfaccettature e di risoluzioni integrate che non riguardano soltanto il prodotto, ma riguardano, che ne so, che la semente della cime di rape proviene, che ne so, dal Libano. E proviene dal Libano che attraverso una storia di migrazioni o di conquiste o di invasioni avvenute in chissà quale secolo della nostra storia. Così anche la storia del cardongello. Io non so qual è la storia del cardongello, che è un prodotto non tipicamente naturale, nel senso che nasce non così facilmente in natura, ma bisogna saperlo coltivare, come arriva su questo territorio e come fa a diventare prodotto tipico del territorio, tant'è vero che esiste una sagra da 20 anni. Io non sono di Minervino, quindi non lo so. Poi magari chi è di Minervino me lo comunica, così che possa diventare anche per me, che oggi qui sono un turista, un prodotto tipico agroalimentare del territorio. Perché in un'ora di vita a Minervino ho scoperto che ci sono questi due prodotti. Veramente la rape l'avevo già sentito, però del cardongello non lo sapevo. Però mi devo basare sull'affidabilità delle informazioni date dal manifesto, dall'amico prima e dall'assessore. In realtà dietro ogni prodotto tipico, ogni piano strategico di marketing territoriale, c'è sempre una storia che coinvolge innanzitutto il territorio e coinvolge il territorio attraverso le proprie mura, attraverso le case, attraverso la morfologia, attraverso l'ambiente podologico del territorio, attraverso una serie di elementi, e alla fine coinvolge il prodotto. Quindi la prima cosa per avere un piano strategico di marketing territoriale bisogna fare uno studio approfondito dell'offerta che si vuole vendere. Quindi è la prima fase. Dopo di ciò, e questo è uno studio che non può coinvolgere il singolo, non può essere il singolo, ha detto prima il ragazzo bene,
cercare di conoscere altre persone che possono interagire, possiamo interagire insieme per creare anche il marketing territoriale. Non si studia da sole. Un piano strategico di marketing, chi vuole fare un piano strategico di marketing territoriale da solo è uno stolto. Nel senso, il marketing editoriale è per definizione un marketing che è uno studio, è un piano che bisogna costruire insieme ad altri attori. E questi attori possono essere i singoli, quindi i singoli interessati, possono essere, devono essere sicuramente le istituzioni, i comuni, la Proloco, le ATP, non lo so, tutte le associazioni che coinvolgono il territorio, sicuramente coinvolgono i produttori agricoli, se si tratta di sviluppo di prodotti tipici agroalimentari, bisogna coinvolgere le istituzioni turistiche, gli ristoratori, insomma, e non coinvolgerli in una funzione operativa, ma coinvolgerli nella funzione conoscitiva, perché è attraverso la conoscenza di tutti che il prodotto si può sviluppare. Ecco perché spesso l'errore iniziale che facciamo nello sviluppo del marketing editoriale è avere la buona idea, sicuramente una buonissima idea, ma sviluppata soltanto personalmente e coinvolgere gli attori soltanto nella fase operativa. In alcune buone prassi si è riusciti a, ed esempi studiati, si è riusciti a coinvolgere gli attori del territorio, soprattutto al sud, nella funzione creativa. In realtà la prima funzione alla quale bisogna fare riferimento è la funzione conoscitiva. Bisogna prima integrarsi e lo studio bisogna farlo, fogli bianchi alle mani, non fogli compilati, bandi già compilati, ma fogli bianchi alle mani, costruirli insieme agli altri. Questo è un lavoro difficile e le amministrazioni, amministrazioni pubbliche o enti, e per le amministrazioni pubbliche o per gli enti, è un lavoro molto difficile perché bisogna mettere insieme, mettere d'accordo svariati attori all'interno di un territorio. E diventa complicato, visto che invece le amministrazioni sono a tempo, perché sono soggette ad elezioni, è ovvio che per la velocità con cui corrono i bandi e comunque le esigenze di rispondere, le esigenze di rispondere ai bisogni in maniera immediata, si velocizzano questi piani strategici e vediamo sviluppare all'interno del nostro territorio distretti rurali, distretti turistici, distretti di qua, distretti di là, creati dall'alto senza coinvolgere gli attori dal basso. Quindi il laboratorio dal basso proprio sta a pennello per il marketing territoriale, cioè non esiste un marketing territoriale creato dall'alto, per definizione, perché abbiamo visto la definizione di Chiarello, è la disciplina che studia il territorio. Il marketing territoriale non è né un bando, né un voglio, né un precompilato, è una disciplina che studia. Quindi bisogna prima studiare il territorio. Quindi, detto fatta questa ampia considerazione sulla prima funzione, la seconda funzione è la funzione creativa, cioè l'analisi dei dati che attraverso questa condivisione abbiamo ricevuto, abbiamo raccolto. In questa fase vengono indicati gli obiettivi da raggiungere e le strategie più adeguate per il loro raggiungimento, indicando soprattutto chi fa cosa e i tempi di realizzo dei primi risultati. Significa cominciare a dividersi i compiti rispetto alla promozione del prodotto o dei prodotti, perché non dimentichiamoci che oggi parliamo di prodotti tipici agroalimentari e sto indirizzando l'idea sul prodotto tipico alimentare, quindi parlo di prodotto, ma un marketing editoriale si può fare anche su un prodotto, su un servizio, o su un servizio turistico, per esempio. Quindi dei prodotti, quindi le strategie per il raggiungimento di questi scopi è individuare, dividere i compiti per chi può portarli, può realizzarli. Una funzione operativa. La funzione creativa è molto importante perché sviluppa, appunto lo dice proprio la stessa, la creatività, perché il fautore di un piano strategico di un piano strategico di marketing territoriale non deve avere nessun preconcetto sulle azioni, ma lasciare che il gruppo che studia il marketing territoriale, ovvero tutto il territorio,
cioè, teoricamente dovrebbe essere tutto il territorio che studia il marketing territoriale. Poi ci sono le organizzazioni che rappresentano questo territorio, per gli agricoltori esistono le organizzazioni di categoria o le organizzazioni sindacali, per i lavoratori esistono i sindacati, per il volontariato ci sono le volontariato, per i ristoratori ci saranno le associazioni dei ristoratori, quindi ci sono dei rappresentanti da poter mettere insieme. La creatività che questi possono mettere insieme non deve essere bloccata in nessun modo, perché un esempio, nel viaggio di nozze abbiamo fatto in Francia, la commessa del Carrefour, del paesino piccolino, sapeva dove era il ristorante a 40 km che noi cercavamo. Perché lo sapeva? Perché in Provenza, dove siamo stati, evidentemente tutto il territorio della Provenza è stato coinvolto nel marketing territoriale, e quindi anche la commessa del piccolo Carrefour, che era grande quanto sta stanza, dopo questa stanza, sapeva dove si trovava il ristorante e si sentiva in obbligo rispetto ai due turisti indicare la strada in una lingua che entrambi non conoscevamo, il francese e lei l'italiano. Questo si può fare, lasciamo stare l'aspetto culturale, però si può fare anche a Minervino, come in tutte le altre parti d'Italia, se il marketing territoriale nasce dal basso, quindi coinvolge tutti gli attori, anche la commessa, che magari non è stata agli incontri di progettazione strategica, ma è stata coinvolta dal suo datore di lavoro o da una cultura associativa o territoriale, a saper dire sì, conosco il territorio. Se noi andiamo, possiamo fare l'esempio oggi, individuiamo un posto, non proprio qui a Minervino, ma anche qui a Minervino, andiamo al tabacco e chiediamo l'informazione, spesso se c'è gente dietro a me al tabaccaio, dicono che non lo sanno, o può essere che non sanno dov'è il luogo, oppure danno un'indicazione molto superficiale. Magari non è vero, però era per fare un esempio. La terza funzione è la funzione operativa, cioè finalmente dopo tutta questa fatica di studio, di condivisione e di divisione dei ruoli e di divisione anche dei primi risultati, c'è la funzione operativa, che consiste appunto quella, sembra strano, non quella di fare, ma quella di comunicare, perché il marketing territoriale non fa nulla fondamentalmente, è una disciplina che studia, non fa delle cose. Quello che fa poi sono i singoli attori all'interno dei propri settori, perché la fase operativa del marketing territoriale è la comunicazione, ovvero comunicare ai principali investitori, no, al commerciante, al ristoratore, al produttore, a comunicare l'offerta territoriale e dire quello che abbiamo pensato insieme, ti ricordi? Era quello di valorizzare la cima di Rapa di Minervino. No, e l'abbiamo pensato di fare in questo modo, il commerciante farà così, il ristoratore farà in quest'altro modo, il pensionato farà così, la Proloco farà in quest'altro modo, l'associazione parrocchiale verrà, insomma, tutte le formule individuate, quindi la comunicazione dell'offerta agli investitori e relativi vantaggi economici, perché così tu venderai più cime di rape, oppure tu avrai più possibilità di trasformare il prodotto, oppure di venderlo, oppure di portarlo nei supermercati, oppure di portarlo, di uscire fuori dalla zona e promuoverlo. Perché? Perché questo prodotto diventa sempre più conosciuto attraverso la strategia di marketing territoriale, perché ognuno che verrà a Minervino conoscerà il prodotto, ma chiunque non viene a Minervino, ma scriverà su internet cime di rape, se c'è un marketing editoriale fatto bene, gli investitori avranno investito anche in marketing, in web marketing, in e-commerce, e quindi il primo sito che verrà sarà magari quello dell'e-commerce costituito a Minervino Murge di vendita di prodotti tipici o della cime di rape, perché ci sono state molte richieste e quindi Google o qualsiasi altro motore di ricerca, è ovvio che più è richiesto un prodotto, più aumenta la visibilità. E non è sempre anche questo. Andiamo avanti. Quindi il marketing territoriale rappresenta un metodo, quindi per chi non lo... immagino lo sapevate già tutto, ma per chi non lo sapeva, non è qualcosa da fare, ma il marketing territoriale è un metodo.
non è una questione di merito, è sempre una questione di metodo, perché il merito poi è imputato a ciascuno, ai singoli, non ai molti, ecco. Quindi è una questione di metodo. Quindi il marchio territoriale rappresenta il metodo che orienta la gestione strategica e operativa dell'offerta territoriale in un ambito geografico ed è basato su 5 principi e 4 criteri d'azione. I 4 criteri d'azione lasciamo stare perché non voglio focalizzare l'attenzione sulle azioni, ma voglio focalizzare l'attenzione sui principi, perché poi le azioni in realtà sono modificabili da territorio a territorio, da ambiente ad ambiente, da strategia a strategia. Quello che sono importanti sono i principi. I 5 principi sono la centralità della domanda, la selezione della domanda, il posizionamento, l'orientamento a lungo termine e il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti sul territorio. Quindi questi sono i 5 principi fondamentali per la gestione strategica e operativa di un piano territoriale. Il primo principio, si vede poco ma sintetizzo io. Il primo principio è basare gli interventi sulla domanda. Implica che si devono basare gli interventi volti a migliorare delle condizioni di un'offerta territoriale su un'attenta valutazione delle aspettative dei principali utenti potenziali a cui l'offerta è rivolta. Quindi un'attenzione alla domanda, focalizzare la domanda. Il secondo principio deriva dal primo, sottolinea la necessità, che il secondo principio abbiamo detto che era la selezione della domanda, deriva dal primo e sottolinea la necessità di selezionare la domanda in quanto il territorio deve individuare modalità di scelta della domanda a cui orientare in via prioritaria la propria offerta. Questo principio è evidente ad esempio nel mercato turistico, con l'affermarsi di tipologie di fruizione turistica sempre più numerose e differenziate. Cosa significa? Cosa significa la selezione della domanda? Ok, piano strategico territoriale, su cosa puntiamo? Sul Cardongello e sulla Cimedrape o sul Cardongello, sul Cimedrape e sulla Ciliegia? Non è qua il territorio di Ciliegia, ma immagino, per dire. La scelta della domanda. Puntiamo sul prodotto agroalimentare in generale o sulla specificità? Campo turistico, selezione della domanda. Basiamo sul turismo di massa o sul turismo, per il turismo individuale, il turismo ricercato, un turismo di nicchia? Ecco, prima si focalizza la domanda, primo principio, no? Qual è la domanda? Turismo, agroalimentare. Dopo di ciò si sceglie, si seleziona proprio la domanda. E quindi, ok, turismo, ma che tipo di turismo? No, non esiste un solo turismo. Sul turismo potremmo parlare ore. Però il turismo sociale, solidale, sostenibile, etico, il turismo ambientale, ne esistono tantissimi, bisogna scegliere quale turismo e focalizzare l'attenzione su quale turismo. La stessa cosa sui prodotti agroalimentari tipici, no? Sul prodotto agroalimentare territoriale in generale, io non credo che tipicamente di Minervino esiste solo la cime di rape, oppure sì. Oppure è una scelta, no, ci sono tanti prodotti, però a noi interessa focalizzare la domanda sulla cime di rape. Ok, il progetto territoriale si seleziona agroalimentare, risposta alla prima domanda. Seconda domanda, secondo principio, cime di rape. Focalizzare bene quale domanda selezionare. Il terzo principio riguarda è sempre di metodo, riguarda il posizionamento. Quindi consiste nell'identificazione dello spazio di mercato dove si sceglie di posizionare un'eccellenza rispetto al contesto geografico. Quindi impostare le azioni di sviluppo economico del territorio sulla base di una scelta di posizionamento garantisce concretezza alla definizione della visione per tutto il territorio. Cosa significa? In questa fase, nella fase del posizionamento, implica anche molto una partecipazione da parte degli organi di governo circa le aree dell'offerta territoriale su cui investire in via prioritaria. Cioè deve esserci una scelta anche, diciamo così,
governativa su cui investire. Per esempio, ai produttori di cime di rape, ai laboratori di trasformazione di cime di rape, per 5 anni non pagano la TASI, per esempio. No? È una scelta di valorizzazione, è una scelta di posizionamento del prodotto privilegiato al fine di inserire questo prodotto in un segmento di mercato eccellente. Le cooperative che producono mele in Trentino e Alto Adige, gli agricoltori che lavorano in queste cooperative hanno i contributi previdenziali e assicurativi pagati al 50% dalla Regione Autonoma di Trento, tra l'altro è vero. Perché? Perché la Regione, la Provincia Autonoma di Trento vuole valorizzare questa eccellenza posizionandola meglio sul mercato, dando la possibilità agli agricoltori, non agli operai, agli agricoltori, di investire le risorse di risparmio sui contributi nell'azienda. È una scelta governativa. È un modo per in realtà il posizionamento non lo fanno soltanto gli organi di governo, però è il più semplice da indicare ed è quello che ed è l'unico, tra anche quello che poi elenchiamo, che implica soprattutto l'azione di governo, no? Se un buon piano territoriale funziona, il governo di una città, di un territorio, le camere di commercio, insomma gli organi governativi possono incidere su, valorizzare su questo. Spesso invece succede il contrario, il prodotto tipico e valorizzato ha un valore economico di mercato molto più elevato, viene quindi, diciamo così, tassato di più, tra virgolette, tassato i percorsi, i processi che arrivano al prodotto vengono controllati di più, tassati di più, è un effetto contrario. In realtà si potrebbe garantire un posizionamento migliore di queste eccellenze se la parte economica è relativa, ma potrebbe essere anche quella di valorizzazione attraverso, immagino le camere di commercio fanno gli stand al Sol o a Vinitaly o alla fiera a Napoli dell'agroalimentare, insomma, eccetera, dove portano di tutto e di più senza valorizzare veramente quello che c'è di tipico dei territori. Questo è un posizionamento che manca dei governi. Il quarto principio riguarda l'orientamento a lungo termine, ovvero bisogna comprendere che il prodotto agroalimentare in questo caso, ma qualsiasi prodotto territoriale, deve e dovrebbe e deve essere immesso alla domanda, quindi avere un'offerta, che sia a lungo termine. Cioè non prevedere il domani o l'anno prossimo, ma che possa prevedere uno sviluppo a lungo termine, perché il percorso, appunto perché coinvolge tutto, è un percorso molto lento. È un percorso molto lento, che porta alla valorizzazione del prodotto tipico solo nel tempo, solo nel tempo. Tanto è vero che i prodotti agroalimentari tipici, mo mi viene in mente così per dire, il lardo di Colonnata, che è un prodotto agroalimentare tipico, coinvolge tutta Colonnata, perché c'è una storia dietro Colonnata, ma non una storia soltanto di storiografia, ma una storia di persone, di uomini, di pietre, perché viene conservato nella pietra delle cave di Colonnata, eccetera. Cioè una storia, cioè delle tradizioni. Quindi questo marketing territoriale non è che è una scienza che esisteva quando è nato l'ardo di Colonnata, ma è una disciplina che studia questi eventi, cioè è il contrario. Cioè, chi ha realizzato le valorizzazioni tipiche storiche in Italia, il Brunello di Montalcino, i pomodori Pachino, che ne so, vediamone altri senza coinvolgere la Puglia, tipici, non lo so, il foie gras in Provenza, chi lo ha diciamo valorizzato oggi è stato valorizzato appunto perché il territorio che l'ha portato avanti, ha coinvolto non soltanto l'aspetto economico, ma ha costruito un processo a lungo termine di valorizzazione di un prodotto. Ecco perché il posizionamento a lungo termine è importante, l'orientamento a lungo termine. Il quinto principio, alla fine, ovviamente, è quello del coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti sul territorio.
Infatti le misure di marketing territoriale devono poggiare su una precisa sensibilità culturale, entriamo in un altro aspetto, che sia adeguatamente metabolizzata almeno dalla maggior parte degli organismi pubblici e privati. Quindi non esiste il metodo del marketing territoriale, non può esistere se coinvolge soltanto l'amministrazione comunale, giusto perché siamo nel comune, o soltanto il distretto agroalimentare delle Murge, non so se esiste. No, non può coinvolgere, deve coinvolgere la maggior parte degli organismi pubblici e privati, e questi qua sono gli investitori che a mio avviso, di cui parlava Chiarello. Chiarello, quando parlava di investitore nella definizione che abbiamo detto prima, non parla di investitore, la gente che mette solo i denari, ma anche di organismi pubblici e privati che mettono... certo, ma infatti stiamo facendo un percorso e lo mette al quinto principio. Se ritorniamo indietro, il piano operativo si costruisce attraverso tre funzioni, ma se iniziamo dall'alto, ovvero dal basso, quindi dall'alto della stringa, la conoscenza, la creatività e poi la funzione operativa, e rispettiamo questi principi, e quindi ripetiamo, il principio di individuare la domanda, di selezionare la domanda, di posizionarla, a lungo termine e soprattutto di investire sugli uomini di quel territorio, sulla comunicazione a quegli uomini, perché noi possiamo andare a portare la cime di rape a New York con uno stand, che troviamo i soldi per fare uno stand a New York, alla fiera di New York, non so, la più grande del mondo. Investiamo tantissimi soldi privati o della Camera di Commercio, ma se la gente di Minervino non conosce il territorio e non lo valorizza quando lui va a New York a trovare suo cugino, quella fiera è stata inutile, è stata completamente inutile, perché se la valorizzazione del prodotto del marketing, del prodotto agroalimentare soprattutto, è una valorizzazione che parte dagli uomini, il lardo di colonnata esiste prima della scienza del marketing territoriale. Perché? Perché gli uomini di colonnata hanno diffuso il lardo di colonnata in giro per il mondo. Il marketing territoriale è una scienza che studia e migliora questo aspetto, potendolo, farlo risaltare di più attraverso le fiere, attraverso eventi, eccetera. Però se non basta attraverso un processo culturale, il prodotto agroalimentare non diventa un prodotto agroalimentare tipico. Perché un buon prodotto agroalimentare, se è un buon prodotto agroalimentare per il mio territorio, per me, però se il mio territorio non lo condivide, non diventerà un prodotto di eccellenza, mai. Quindi la parte più difficile è il coinvolgimento di tutti, come ha detto bene il Signore. Il marketing comunque ha un ciclo, non è infinito. Il ciclo del marketing editoriale parte, il compito della pianificazione strategica, quindi pianificare strategicamente il marketing territoriale, è quello di veicolare l'area di interesse da una fase di maturità e di declino ad una nuova fase di sviluppo. Quindi un territorio, in realtà tutti i territori hanno un marketing territoriale, anche se non lo sappiamo, perché c'è gente che vive in quel territorio, no? Quindi non esiste un... Dobbiamo sospendere? Altri 10 minuti facciamo la pausa, vero? Il marketing territoriale non è soltanto qualcosa che è costruito da qualcuno, anche se nessuno ha mai fatto nulla a Minervino Murge, il marketing territoriale esiste già, spero che siete d'accordo, cioè esiste già da quelle persone che conoscono su non so quanti abitanti, 13.000 abitanti, accettano e sono consapevoli che la cime di rapa è un prodotto tipico. Su 10.000, 1.000, quindi su 1.000 è una buona base, il 10%, per dire che c'è un marketing territoriale, perché questo marketing lo fanno da solo, quando vanno dai parenti fuori o anche all'interno del territorio quando vengono i turisti. Okay? Quindi esiste sempre una fase di marketing. Questa maturità, però questo marketing potrebbe essere un marketing maturo o in fase di declino, quindi costruiamo questo ciclo che porta il marketing a una fase di sviluppo.
garantendo un livello di competitività verso gli altri sistemi territoriali. Cosa significa? Significa che questa disciplina ha come obiettivo quello di comunicare alcune cose affinché questo territorio vada in competizione con gli altri territori. Ma attenzione, la competizione non è soltanto l'aspetto negativo, la competizione non è la squadra A contro la squadra B, la competizione è finalizzata a migliorare i sistemi territoriali, quindi creare competitività. Cambiamo il termine, perché spesso si confondeva, dicevano bisogna creare competizione, no, la competizione è una cosa negativa, allora l'hanno declinata competitività e facciamo questa competitività, però in realtà è mettere in competizione, cioè sapere che c'è un territorio simile al tuo, qui vicino o a centinaia di chilometri, che bisogna creare competitività. Se noi immaginiamo a dei territori simili lontani centinaia di chilometri che vengono, questo territorio è uguale a, sembra che siamo lì, no? Se questa comunicazione, se questa cosa viene riconosciuta dalla maggior parte degli attori, si crea un rapporto di competitività e gli attori del marketing si devono incrociare, si incrociano spesso per creare delle sinergie, tant'è vero che molte città, quando qualcuno aveva avuto delle città e paesi, ha avuto delle illuminazioni di marketing territoriale, hanno creato i gemellaggi, che spesso sono con territori lontano anche dall'Italia, ma per creare un gemellaggio, non so se Minervino è gemellato con qualche territorio, è creato non sulla base di, troviamo sulla cartina un paese con cui, a cui bisogna gemellarsi, ma sulla base di alcune identificazioni territoriali simili, che potrebbe essere non quello del prodotto agroalimentare, ma potrebbe essere il fatto che un giorno, di 100 anni fa, c'è stato un terremoto e 50 persone di Minervino Murge, grazie al fatto che uno di essi conosceva un parente, che ne so, a Lione, è andato a Lione, si è portato dietro queste 50 persone, si è creata lì una comunità di Minervino a Lione. Questo è un elemento di identificazione territoriale molto forte tra i due territori che crea competitività, perché entrambi i territori, visto che ci sono delle persone che ne fanno parte di questo territorio, creano marketing territoriale all'interno di questi due territori. E non ho parlato di prodotti tipici, o non ho parlato di aspetti turistici o di bellezze naturali, per laghi, città sui laghi con città sui laghi, città romaniche con città romaniche e città longobarde, no? Ci sono, nella mia zona ci sono tantissime zone, tantissimi paesi, uno si chiama proprio Longobardi, no? Perché è una delle zone più lontane dove i Longobardi sono arrivati durante la colonizzazione. No? Ecco, ci sono delle identificazioni storiche che bisogna valorizzare e creare competitività. Quindi il compito della pianificazione strategica cerca di far arrivare, di portare questo, il marketing territoriale ad una fase di maturità o di declino, o, non dico di inesistenza, perché torno a ripetere, non esiste un territorio senza un marketing territoriale, una nuova fase di sviluppo. Quindi inizia con un processo chiamato verifica, no, ovviamente ricominciamo da capo, stiamo entrando nel particolare, ma ricominciamo sempre da capo. Verifica, quindi lo studio, che consiste nell'attività atta a misurare la conformità di determinati processi, strutture o procedere a date caratteristiche richieste a verificarne l'applicazione, cioè quello che dicevamo prima, studiare il territorio, verificare quali sono le attività e le misure che si possono creare per organizzare un po' questo ciclo. È importante creare una destinazione, di nuovo quello che dicevamo prima, no? L'offerta, cercare la domanda, localizzare la domanda, selezionare la domanda, vediamo qui se avevo sottolineato qualcosa, se no andiamo più veloce, sì, quindi la destinazione del territorio, quindi capire questo territorio dove vogliamo destinare, lo dobbiamo destinare sulle rape di Minervino, ok, creiamo questa destinazione,
esiste quindi poi una fase di depressione, dicevamo prima, no? La fase di depressione è dotata di fattori di base, quale la presenza di materie prime o di un basso costo della manodopera, cioè, ovvero è quella fase in cui molti territori che non hanno un marketing territoriale studiato, eccetera, si trovano in questo momento. Se io penso al mio territorio, il mio territorio è una fase di depressione, non di declino, ma di depressione, cioè una fase nella quale il marketing territoriale è affidato ai singoli. È affidata ai singoli attori, i commercianti, le associazioni, la parrocchia, non lo so, è dato ai singoli. Quindi è una fase di depressione dove la qualità delle presenze di materie prime, che non si intende né l'oro né il petrolio, ma la materia prima, cioè ovvero quello che è il territorio, è molto elevata e c'è un bassissimo costo. Se vai al bar del mio paese, un caffè costa 70 centesimi, se vai al bar di un paese che invece è valorizzato dal punto di vista del marketing territoriale e ci sono turisti che arrivano tutti i giorni, il caffè costa 90 centesimi o un euro. A aumentare la domanda aumenta anche il prezzo. E poi la fase di sviluppo, ovvero la fase in cui si localizza, quello che dicevamo prima, si localizza, si posiziona il prodotto, si posiziona, si crea un posizionamento a lungo termine, eccetera. E gli investitori sono portati ad aumentare le dimensioni dei propri investimenti locali. L'ultima frase l'ho lasciata, anche se volevo sintetizzare, però gli investitori, che adesso abbiamo inquadrato questi investitori, che sono tutti, quindi non solo chi investe economicamente, ma tutti, sono portati ad aumentare le dimensioni dei propri investimenti locali. Cioè, in una fase di sviluppo, è ovvio che io, singolo, se fossi un impiegato, anche se un impiegato statale, ma il mio territorio si sta sviluppando, io promuovo questo territorio anche nel mio ufficio. Quindi sto investendo in quel momento, sempre attraverso il processo culturale, sto investendo su quel territorio, perché quel territorio viene valorizzato. Poi esistono pure coloro i quali, all'interno di un territorio che si sta sviluppando dal punto di vista territoriale, ci sono coloro i quali dicono non si vive più come una volta, era un paese così calmo, una volta non c'era nessuno, ma tutti vengono qui, e una volta c'è la sagra, una volta c'è la festa, e una volta c'è questo. Esiste il contromarketing, esiste. Ma in realtà, a mio avviso, anche questo fa marketing, perché tutto purché se ne parli nel marketing, almeno dal mio punto di vista. Poi c'è la fase di maturità, quando la concorrenza inizia a spostarsi verso la possibilità del territorio di fornire sia un sistema di relazioni in grado di favorire il processo di ristrutturazione del sistema produttivo, sia aree ad un prezzo inferiore rispetto alle concorrenti, ovvero la fase di maturità è nel momento in cui diciamo così, la possiamo un sinonimo, la fase di nel momento in cui c'è una standardizzazione dell'offerta, no? E allora questa è la fase più delicata, perché immaginiamo tante località marine famosissime per decenni o per anni, ma se lasciamo stare decenni, a un certo punto scompaiono dalla cultura territoriale. Perché? Perché è arrivata alla fase di maturità, nella fase in cui i prezzi sono alti e quindi l'economia gira di più, eccetera, eccetera, però non si è la fase più matura, è la fase più delicata, perché se non ti innovi, se non crei delle concorrenze, no? Se non crei tu stesso delle concorrenze affinché il territorio possa continuare a svilupparsi, si ritorna alla fase di declino, che è qua. È la fase di declino, che le caratteristiche del territorio sono diventate ormai obsolete. Cioè non sono più appetibili dalla domanda, no? Quindi il primo principio è svanito. Quindi una volta che svanisce il primo principio, individuate la domanda e poi questa domanda, localizzare la domanda effettiva, spariscono tutti quanti perché sono concatenati, perché non essendoci più la domanda, anche la cultura del territorio non serve più. Nel senso che le persone continuano a parlarne o continuano a investire su quel territorio, non serve più perché non c'è più la domanda, perché la domanda è diventata obsoleta. Quindi il primo principio è sempre valido, individuare qual è la domanda. Quindi il ruolo del marketing territoriale in questo frangente di declino è determinante, in quanto deve essere in grado, quindi in questa fase bisogna di nuovo rincontrarsi, no? Trovare di nuovo lo stimolo per rincontrarsi tutti gli attori,
per migliorare e riorganizzare questa determinata struttura, questa determinata area, questo determinato servizio e riconvertire le diseconomie in economie territoriali nuove. Penso che per il momento possiamo fare la pausa, così che poi parliamo del territorio. Va bene? Se ci sono domande prima di andare in pausa o le facciamo dopo, come volete voi. Queste sono le 11 precise, abbiamo rispettato i tempi.